Amici di Abbietiro, quella di cui vogliamo parlarvi in questa occasione è veramente una cosa straordinaria per gli appassionati delle armi che hanno fatto la storia d'Italia nel XX secolo. Se avete la curiosità di vedere come sono fatte 27.000 pistole modello 34 che sono state recuperate dalla nuova Jager di Basaluzzo dall'aeronautica di militare, ecco come sono fatte. Queste sono le casse che le contengono. Si tratta di un vero e proprio tesoro, una camera del tempo, possiamo definirla, che ha consentito a queste armi di essere preservate, diciamo così, dalla dispersione e di arrivare praticamente intatte ai nostri giorni. Certo, ovviamente, alcune di queste armi hanno visto un uso anche piuttosto intensivo, ma ce ne sono altre che la nuova Jager ha selezionato appositamente per gli appassionati italiani che sono in condizioni praticamente pari al nuovo. Volete vederle? Ve le facciamo vedere. Vai. Queste sono le casse con le quali l'aeronautica militare ha conservato per molti anni le Beretta 34 come dotazione di mobilitazione. Sono realizzate appositamente per contenere 42 pistole e, come potete vedere, sono contrassegnate con i codici della NATO relativi al modello. Ecco lo scrigno che si apre. Queste sono le pistole, così come sono arrivate dall'aeronautica militare. Questa, in particolare, è un esemplare del 1950. Come potete vedere, presenta un apposito contrassegno che è diverso da quello che l'aeronautica utilizzava durante il periodo bellico ed è fatto apposta. Ci sono diverse varianti di questo marchio e ovviamente la spiegazione della successione e della tipologia di questi marchi la troverete sul prossimo numero di Armi e Tiro. Questo è un vero e proprio tesoro che si dischiude per la prima volta per gli appassionati.